Madre che ci sono gli avversari, comunque non si possono vincere tutte le gare, forse in maniera scherzosa posso dire, però diciamo sono serio, ci siamo abituati bene a vincere sempre, bisogna rispettare il campionato, bisogna rispettare gli avversari, bisogna rispettare anche il campo dove vai a giocare, che comunque oggi era difficile giocare con questo vento, la cosa più difficile da affrontare in una gara è quando ci sono condizioni atmosferico ci vede perché la traiettoria della squadra come abbiamo visto nel secondo tempo anche nel primo non favoriva i calciatori in campo, quindi certamente è stata una gara dove il risultato di parità secondo me è stato giusto. È stata una gara in cui il divario in classifica, l'avevo appena detto, insomma non si è visto. Beh, perché l'ho detto anche, a parte il campionato di Serie C, ci sono gare difficili dove l'equilibrio la fa da padrone, poi il gap, se così vogliamo dire, può essere annullato proprio dalle condizioni atmosferiche, dalla volontà della regina di comunque di scrollarsi verso questo periodo sfortunato, anche perché l'ho detto prima ai vostri colleghi, perché io reputo la regina una squadra ben costruita che comunque può dire la sua in questo periodo. Ma il gol non l'ho neanche visto, non lo so neanche come ha fatto il gol. No, dopo è successo che un po' abbiamo pensato che era tutto facile, purtroppo il primo tempo è stato l'unica cosa che condanna, ragazzi, è che alla fine il secondo tempo non è neanche valutabile perché col vento era un po' impossibile giocare. Poi il primo tempo siamo andati in vantaggio, dovevamo a mio avviso gestirla meglio, abbiamo avuto l'occasione per fare gol, dovevamo essere più cattivi e fare gol. Non l'abbiamo fatto, però dobbiamo pensare che in pari contro la regina, un punto che muove la classifica, dobbiamo essere contenti, dobbiamo pensare di poter vincere tutte. Sapevamo le difficoltà della partita, il vento no, a mio avviso non ci ha aiutato, però dobbiamo pensare a guardare avanti. Non siete riusciti a esprimervi come le scorse settimane, il mister lo dicevi. Parte insomma soltanto una questione problema vento oppure qualche elemento non al meglio? No, io credo più al fattore climatico perché noi non siamo una squadra che riesce a giocare palla alta perché non abbiamo i giocatori da poter fare questo. Siamo partiti, stiamo facendo un ottimo lavoro, ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro e oggi non abbiamo fatto quello che abbiamo fatto nelle altre partite, però ripeto. Ci può stare, il vento ripeto non ci ha aiutato, dovevamo essere solo un po' più cattivi il primo tempo quando la partita si è messa nel binario giusto, dovevamo approfittarne e cercare di chiuderla perché sapevamo che per il secondo tempo contro vento poteva essere un po' più difficile, poi abbiamo fatto fatica ma era normale, contro vento era normale, anzi abbiamo sempre cercato di giocarlo. Pazienza, non dobbiamo prendere questo punto come un punto importante, un buon punto, e adesso pensiamo alla partita di completare martedì e poi penseremo a quella di domenica prossima. Era al limite della praticabilità, anche secondo me era anche più forte del primo tempo, secondo me, perché ha proprio influito su qualsiasi tipo di traiettoria facesse la regina, basti pensare a una traversa come è avvenuta, già quello ti fa capire tutto. Che partita è strana, soprattutto è impossibile continuare con la serie di infinite vittorie, però il mister ha detto siamo primi, cioè il pareggio contro la regina non è un risultato nevano. No, sicuramente, abbiamo fatto un altro punto messo da parte, non abbiamo perso anche stavolta, portiamo avanti la striscia di imbattibilità e continuiamo a lavorare per migliorarsi ancora. Guardando questo inizio di campionato, dove pensi che possa arrivare per quest'anno, anche rapportandola alle altre pink, tra virgolette? Non ci voglio pensare, pensiamo partita dopo partita, poi faremo i conti a maggio.